cuore di fiabe da narrar, da narrar. Venite con me nel mio mondo fatato per sognar. Non serve l'ombrello e il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me. Basta un po' di fantasia e di bontà. C'era una volta un re che aveva un giardino straordinario. E sapete perché era straordinario? Perché vi cresceva un albero che produceva niente meno che delle mele d'oro. Il re era molto orgoglioso delle sue mele e tutte le sere, prima di andare a dormire, le contava. 1, 2, 3, 7, 9, 15, 22, 36, 37... Oimo! Qui manca una mela! Guardie! Presto! Acciuffate il ladro, sono guai! Cerca, cerca, ma nessuno riuscì a scoprire chi aveva rubato la mela d'oro. Il re allora, la sera successiva, decise di mettere a guardia dell'albero il suo figlio maggiore. Ma il giovane si addormentò e il mattino dopo, quando il re andò a contare le sue mele... Ci risiamo! Qui è sparita un'altra mela d'oro, con quello che mi costano! Il re sgridò molto il suo figliolo maggiore e decise che quella notte avrebbe messo di guardia all'albero il suo secondogenito. Ma anche questi si addormentò. E il mattino... Eh no, qui si esagera. Dove si sarà cacciato il mio figliolo minore? Bertrando? Sono qui, padre. Ho capito, questa notte tocca a me fare la guardia all'albero. Dici bene, figlio mio. E attento a non addormentarti. Quella notte, proprio a mezzanotte, Bertrando udì un frullo d'ali e scorse tra i rami dell'albero illuminati dalla luna... Un uccello d'oro. È meraviglioso. Ma cosa fa? Coglie una mela d'oro? Riprende il volo? Ah, furbacchione! Questa volta non mi scappi! E Bertrando scoccò una freccia dal suo arco, ma... Forse per la fretta colpì l'uccello di Striscio, tanto che quello volò via lasciando tra i rami dell'albero solo una piuma d'oro. Il mattino dopo... Bravo, figliolo! Questa penna da sola vale una fortuna! Mi piacerebbe possedere l'uccello intero, avrei così un tesoro inestimabile. E il re decise di mandare alla ricerca dell'uccello d'oro il figlio primogenito. Il giovane uscì dalla città e camminò fino al limitare della foresta. Qui incontrò una volpe. Buongiorno, principe. So che stai cercando l'uccello d'oro. Se vuoi avere sue notizie, dai retta a me. Recati al villaggio più vicino. Lì ci sono due locande, non lasciarti attirare dalla più bella. Scegli quella misera, senza acqua né riscaldamento. Ma che cosa stai dicendo? Per essere una volpe sei proprio sciocca. Intanto al palazzo del re... Ma dove sarà finito il mio figlio primogenito? Qui non c'è tempo da perdere, manderò il secondogenito. Il secondo figlio partì. Trovò anche lui la volpe che gli diede il suo consiglio, ma arrivato al villaggio vide affacciato alla finestra della locanda bella il fratello che se la spassava nel turbine di una festa. No, non sono ubriaco, ho bevuto poco poco, siamo qui in una banda, vieni accanto al fuoco che cantiamo. Sono qui di passaggio, bevo un altro bicchiere e poi si parte subito, subito. Vieni su per piacere, che cantiamo, che ridiamo, vieni anche tu, non stare laggiù. Bravo fratello, così mi piaci, sali e ti offro un boccale di quello buono. Appena ti sei scaldato un poco, partiamo. Io e te insieme faremo grandi cose. Che cosa voleva nostro padre? L'uccello d'oro? Gliene porteremo due. Ecco, ma adesso siedi qui e mettiti comodo, comodo. E così il secondogenito si lasciò convincere dal fratello maggiore a fermarsi alla locanda bella.
Passarono i giorni e il vecchio re non vedeva tornare i suoi due figlioli. Decise allora di mandare Bertrando. Bertrando, per carità, non sparire come i tuoi fratelli. Se vedi che la cattura dell'uccello d'oro presenta grosse difficoltà, torna indietro e non se ne parli più. Non temere, padre, vedrai che riuscirò. Bertrando partì e al limitare del bosco incontrò la volpe che lo aspettava e che anche a lui consigliò di non fermarsi nella locanda bella. Bertrando l'ascoltò e l'animale si offrì di trasportarlo sulla sua groppa fino al villaggio. Quando furono arrivati, Bertrando, senza nemmeno guardarsi attorno, si recò alla brutta locanda, dove passò una notte d'inferno sul duro materasso messo a sua disposizione. La mattina, quando si svegliò, ebbe la sorpresa di vedersi davanti la volpe che sorrideva tutta felice. Ah, bravo Bertrando, sei sulla buona strada. Adesso, se davvero vuoi conquistare l'uccello d'oro, cammina diritto finché incontrerai un castello. Entra cercando di fare piano e vedrai l'uccello d'oro in una gabbia. D'oro? No, di legno. La gabbia d'oro è proprio lì vicino, ma tu non lasciarti tentare. Prendi la gabbia di legno e sempre zitto zitto scappa. Ma entrare di soppiato nel castello altrui? Sì, lo so, non è corretto, ma qui si tratta di prendere l'uccello d'oro. Non veniva forse a rubare le mele d'oro a tuo padre? Piuttosto, ricordati di non mettere l'uccello d'oro nella gabbia d'oro, altrimenti sono guai per te. L'uccello d'oro nella gabbia di legno, me ne ricorderò. Bertrando si mise in viaggio e arrivò al castello. In giro non c'era nessuno. I passi del giovane risonavano per i corridoi deserti, ed ecco che in un angolo... Ah, ecco l'uccello d'oro. Che cosa aveva detto la volpe? Di lasciarlo nella gabbia di legno o di metterlo nella gabbia d'oro? Ah, non ricordo. Beh, io lo metto nella gabbia d'oro. Ecco fatto. Appena l'uccello d'oro fu nella gabbia d'oro, cominciò a strillare come un pollo. Aiuto! Mi si ruba! Al ladro! Alcune guardie accorsero, presero il povero Bertrando e lo portarono davanti al re che abitava in quel castello. Questo re, che si chiamava Puff, aveva un piccolo difetto. Pronunciava le parole mettendovi la vocale A molto più del necessario. Bene! Voleva rubare l'uccella d'ara, vera? Allora ti condanno a morta se non mi porta il cavallo d'ara. Era difficile capire quel che diceva il re Puff, ma alla fine Bertrando si rese conto che, se non voleva perdere la testa, doveva portargli il cavallo d'oro, proprietà di un altro re che abitava poco lontano. Povero me, come farò a impadronirmi di questo cavallo d'oro? L'impresa è disperata. Triste e preoccupato, Bertrando si mise in cammino. Ed ecco la solita volpe. Hai visto? Te l'avevo detto di stare attento. Comunque non è difficile impossessarsi del cavallo d'oro. Basta che tu non gli metta in groppa la sella d'oro che gli sta al fianco. Ricordati. E Bertrando di corsa arrivò fino al castello dove viveva il re Pef, che era il legittimo proprietario del cavallo d'oro. Il giovane si precipitò nelle scuderie e trovò il bellissimo cavallo. Distratto com'era, gli mise la sella d'oro e il cavallo subito cominciò a scalpitare e a nitrire. Accorsero le guardie, presero Bertrando e lo portarono in catene davanti al re Pef, che, guarda caso, anche lui non conosceva bene le vocali e aveva un debole per la E. Bene, voleva rubere il che velle dere? All'ere te condanna a merte, se non me perde le principesse. Dere? Voglio dire d'oro? No! Che abite nel che stelle d'ere ed ha un cuore d'ere. Per chi non avesse capito, quello strano tipo del re Pef voleva che Bertrando gli portasse la principessa dal cuore d'oro, figlia del re Pof che abitava in un castello d'oro. Per fortuna, Bertrando, partito alla ricerca della principessa, incontrò la volpe che lo aspettava al limitare del bosco. Attento adesso, quando sarai al castello d'oro, aspetta la principessa nel parco, prendila per mano ed essa ti seguirà docilmente, ma non permetterle di salutare i suoi genitori. Bertrando trovò la principessa nel parco, la prese per mano ed ella lo avrebbe seguito volentieri, ma... Principe Bertrando, per piacere, lasciami andare almeno a dire addio ai miei genitori, il re Pof e la regina sua moglie. Il re Pof, sentendo che Bertrando voleva rapirgli la figlia, lo fece subito imprigionare. Poi, con parole in cui abbondava più del necessario la vocale O... Bono, volovi rapiro mio figlio? Se non spiani quello montagno entro 8 giorni, ti farò tagliare la tasto. Bertrando, secondo il re Pof, avrebbe dovuto spianare una montagna in 8 giorni. Il povero principe era disperato. Anche questa volta, però, comparve la volpe.
I guai te li vai proprio a cercare, vero? E poi io devo tirarti fuori. Scostati ora e lasciami lavorare. In capo a 8 giorni, la volpe, scavando come una moderna scavatrice, spianò la montagna che toglieva luce alle sale reali. Il re Poff fu tanto contento da concedere a Bertrando di portare via la principessa sua figlia. Bene, adesso porto la principessa del Castello d'Oro al re Pef e avrò in cambio il cavallo d'oro. No, 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 no! Una volta arrivato alla corte del re Pef, fingi di voler consegnare la principessa, ma prima fatti dare il cavallo d'oro. Allora balzagli in groppa, fai salire la principessa dietro di te e galoppa via come il vento. Non ti raggiungeranno. Bertrando fece proprio come la volpe gli aveva detto. Ottimo. Adesso vado dal re Puff, gli consegno il cavallo d'oro, tengo la sella d'oro e la principessa e mi faccio dare l'uccello d'oro. No, vado dal re... Pasticcione! Stai zitto, altrimenti mi confondo anch'io. Dunque, adesso lascia la principessa ad aspettarti nella foresta, poi col cavallo d'oro vai dal re Puff. Appena egli ti avrà dato l'uccello d'oro nella gabbia d'oro, fuggi al galoppo e passa a prendere la principessa. Bertrando fece come aveva detto la volpe. Bravo Bertrando, ma devo farti un'ultima raccomandazione. Non comprare carne da patibolo. Comprare carne da patibolo? Ma che strana idea, cara volpe, non me lo sogno nemmeno. E Bertrando si avviò verso il regno del re suo padre. Arrivò al villaggio dove aveva pernottato tempo prima alla brutta locanda e gli giunsero all'orecchio i discorsi di alcuni abitanti. Hai sentito? Domani impiccheranno 2 forestieri. Dicono che siano pieni di debiti. Grazie, da quando sono qui non hanno fatto altro che mangiare e bere alla locanda più elegante del villaggio. Avrete già capito che i 2 forestieri erano proprio i fratelli di Bertrando. Il giovane ebbe compassione di loro, pagò tutti i debiti che essi avevano lasciato e li fece liberare. Si dimenticò così il consiglio della volpe: non comperare carne da patibolo. Appena fuori città, i fratelli per tutta ricompensa... Buttiamo in un fosso nostro fratello e impadroniamoci di tutte queste ricchezze. E così fecero. Il vecchio re, quando vide tornare i suoi 2 figli, li accolse a braccia aperte. Intanto Bertrando giaceva sempre nel fosso. La volpe capitò per caso da quelle parti, lo vide e rimase molto meravigliata. Che testa questo Bertrando, credevo che vivesse contento alla reggia del suo papà, e invece eccolo qua, in fondo a un fosso, con un bernoccolo grosso. E la volpe decise di aiutare un'altra volta il giovane principe. Ma torniamo al palazzo del re. Dovete sapere che dal momento in cui Bertrando era stato gettato nel fosso, il cavallo, l'uccello e la principessa non si riconoscevano più. Il cavallo non mangiava, l'uccello non cantava e la principessa continuava a piangere. Il re era preoccupato. Ma che cosa avranno mai? Eppure sono trattati con tutti i riguardi. Io chiamo un medico. Sì, re, fate la carità, vi prego. Ho detto un medico, non un mendicante. Ma che cosa succede? Il cavallo d'oro si è messo a mangiare. L'uccello d'oro gorgheggia. Anche la principessa non piange più. Si è tutta illuminata. Sembra... Ma sì! Sembra tutta d'oro e si avvicina al mendicante. Bertrando, è inutile che tu rivesta i panni di un mendicante. Ti riconosco. E ora che sei qui, sento il coraggio di infrangere il giuramento che i tuoi cattivi fratelli mi avevano strappato, costringendomi in questo modo a tacere. Sire, Bertrando è il vero eroe. È stato lui a conquistare il cavallo d'oro e l'uccello d'oro. Povero figlio mio, tu sarai il mio unico erede e sposerai questa cara fanciulla. Non è finita la favola, bambini. Devo dirvi ancora una cosa. Sapete che la volpe chiese a Bertrando che le tagliasse la testa e le zampe? Appena il giovane le ebbe tagliato le zampe e la testa, la volpe si trasformò in un bel principe, che non era altri che il fratello della principessa dal cuore d'oro, anche lui figlio del re Poff, quello che metteva troppe o nei discorsi. Finisce così, questa favola breve se ne va, se ne va. Ma aspettate, e un'altra ne avrete. C'era una volta, il cantafiabe dirà, e un'altra favola comincerà.